Ciao a tutti belli e brutti, benvenuti o ben ritrovati nel mio canale. Oggi un video svuota la spesa Lidl. Sono stata da Lidl e ho speso 56,36 euro. Vi faccio vedere, anzi vi facciamo vedere tutte le cosine che abbiamo preso. In realtà ero andata anche per prendere meno cose di quelle che ho preso, ma come al solito quando si va al supermercato si prendono sempre più cose rispetto a quello che in realtà si dovrebbe. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è il pan bauletto. È il pan bauletto, questo qua, che io prendo da Lidl. In realtà ne ho presi due, perché da Lidl costa 0,95 centesimi, a differenza che del supermercato sotto casa, che costa 1,10 euro, quindi da lì del 0,95 questo del lamolino bianco. Poi, infatti sì, ne abbiamo presi due. Poi abbiamo preso, che cosa abbiamo preso? Non so. I biscotti Envitas allo yogurt. Questi li ha presi Luca e vediamo un po' quanto costano questi biscotti allo yogurt. 1,79 euro per questi qua e sono 235 grammi, e poiché io e Luca siamo a dieta, quindi non lo so quante calorie ci sono, perché queste le ha presi, non le ho presi io. Questi invece sono i canestrelli che si è preso Jacopo, e questi Jacopi quanto costano? Vediamo un po' che non li vedo. Canestrelli 0,99 centesimi per i canestrelli, che sono da 250 grammi per i canestrelli. Poi che cos'altro? Jacopi, che cos'altro ti sei preso? Dillo un po'. Abbiamo preso due bomboloni con la Nutella. I Kraffen, quanti ne hai presi? Tre? Tre. Si è preso tre Kraffen al cioccolato. E quanto costano? Quanto costano? Vediamo un po'. Allora, costano 1,47 euro tre Kraffen con la cioccolata. Poi ho preso, che cosa abbiamo preso? Abbiamo preso i ceci, una confezione di ceci da 360 grammi che costa 0,59 centesimi. Perché tu che cosa vuoi che mi hai chiesto? Cosa vuoi, dici? Voglio la pasta, voglio la zuppa con i legumi. Vuole la zuppa di legumi, quindi che facciamo? Ceci, fagioli, lenticchie. Tutti i legumi. Poi che cosa ho preso? Ho preso questo caffè che prendo sempre, che costa 3,49 euro, c'era il 10% di sconto. Perché è praticamente finito, Luca lo adora, questo è quello solubile, quindi il caffè è lungo, quindi l'abbiamo preso. Poi ho voluto provare, poi vi dirò com'è, anche perché avevo preso un altro succo di frutta, che era quello nel cartone, l'avevo preso nel brick praticamente, quello che si chiude con il cartone col tappo sopra, era frutti tropicali, ma a me non era per nulla piaciuto. Adesso abbiamo provato a prendere questo arancia, carota e limone della Sole Vita, e vi voglio dire quanto costa però. Vediamo un po'. 0,99 centesimi da un litro. No, Jacopo, queste le voglio far vedere in ultimo, queste cose qua. Allora, poi ho voluto prendere questi pomodori secchi, perché li cercavo da un po' questi pomodori secchi. Spesso è capitato che li ho fatti, oppure una mia amica siciliana, Jacopo, oppure una mia amica siciliana me li mandava, sono 100 grammi. E questi costano, questi pomodori secchi, che si possono anche fare a pezzettini e magari mettere nella pasta, oppure che ne so, se si fa, boh, non lo so, non mi viene in mente. Però comunque a me e a Luca piacciono. E questi costano 1,79 euro per 100 grammi. Poi abbiamo preso lo yogurt da bere, questo pesca e maracuja. Questo qua l'abbiamo preso diverse volte e costa 1,19 euro. Abbiamo preso sia questo alla pesca che quello normale. 1,19 euro da quanto ne è questo qua? Da 750 grammi. E l'altro ci sta, Jacopo? No, forse sarà nell'altra busta. Poi Luca ha preso i filetti di acciughe, eccoli qua, filetti di acciughe che costano 1,29 euro, giusto?
Non lo so. Sì, 1,29 euro perché ripeto, essendo che Luca è a dieta, magari che ne so, se si fa un'insalata, io ovviamente ci tolgo tutto l'olio, eccetera, e gliela metto in un'insalata, oppure qui in Campania si usano fare tipo delle fettine di pane che sono tipo, si chiamano fresille, si ci mettono solo i pomodori e magari scolliti ci metto un'acciughina, insomma poi da vedere. Questo qua, eccolo qua l'altro, come vi dicevo ne ho preso uno alla pesca e uno normale, questo è quello naturale, sempre 1,19 euro, sempre da 750 grammi, eccolo qua. Poi abbiamo preso una passata di pomodoro della linea Italiamo, eccola qua, e la passata di pomodoro costa 0,79 centesimi. Eccola qui, poi mettiamo le cose un po' più dentro, perché sennò qua facciamo qualche patatrac. Ho ripreso il miele, questo qua che prendo e riprendo sempre, anche perché mi era quasi finito, era da un po' che non andavo da Lidl. Il miele l'ho pagato 2,99 euro, infatti ho ripreso pure il caffè a Luca, eccetera, eccetera. Poi, Luca si è preso questa energy drink senza zucchero, perché lui quando fa la notte, perché spesso Luca lavora, insomma, fa i turni, eccetera, capita che lavora e fa il turno di notte, si è preso queste perché da Lidl le paga molto molto meno. Jacopo, quante ne ha prese? 5. Ha preso 5 di queste qua. 2 più, falle vedere, 3, 4 e 5. Abbiamo preso queste 5, se le prese per lui perché a me non piacciono. Questa è la Wild Power, c'è anche con lo zucchero, però ripeto, lui preferisce in questo periodo prenderle senza zucchero. 5 sono venute 2,95 euro, costano 0,59 centesimi ognuna. Poi veramente l'ho presa io, ho detto proviamola, questa blonde che viene 1,19 euro, proviamola a prendere, anche se ripeto col fatto che siamo a dieta, non è che beviamo eccetera eccetera, però magari una volta una tantum può essere uno sgarro, magari se mangiamo la pizza ci sta, anche perché io sono da una settimana che sto facendo la dieta, ho perso quasi, ho peso 2,5 kg, quindi ci siamo, non è che devo perdere tanto, più a me non è neanche più tanto per una questione di peso, ma è più che altro per ho preso il riso venere integrale, perché io non sto mangiando per nulla pasta e non la sta mangiando neanche Luca, abbiamo quasi tolto del tutto i carboidrati, tranne qualche volta che mangio magari un pezzettino di pane. Vediamo un po' quanto costa questo riso. 1,99 euro, questo è mezzo chilo, riso venere integrale. Ogni tanto, ripeto, mangio qualche pezzo di pasta, non è che devo perdere, almeno io, Luca sicuramente di più, ma io non è che devo perdere chissà che, più che altro per fare un'alimentazione più adeguata e bilanciata, magari perdere quei 5-6 kg, ripeto, già ne ho persi 2,5, quindi non è che chissà che, però almeno per mettermi un po' a mangiare in modo più decente. Poi sono l'unico che non devo fare la dieta. Poi abbiamo preso questi cereali dark chocolate, questi io non mi ricordo se li abbiamo mai presi, sinceramente Luca ha visto le calorie, ha detto che andavano bene e li ha presi, e questi vengono, vediamo un po', 1,89 euro per 425 grammi, poi vi dirò com'è perché non lo so. Poi 1,80 euro questi, queste gocciole. Poi abbiamo preso questi biscotti, si potrebbero vincere è una Nintendo delle cuffie nere, ok, partecipi e vinci. Poi abbiamo preso questo tonno, sono 6 pezzi, 6 scatolette di tonno pina gialla, perché si distinguono dal tonno, cioè il tonno all'olio d'oliva, il tonno all'olio di girasole, il tonno pina gialla e un altro tipo di tonno, insomma. Questo viene 4 euro per 6 scatolette, viene 4,29 euro per 6 scatolette, quindi 420 grammi ogni scatoletta, 70 grammi con l'olio sgocciolata, 52 grammi. Poi finalmente sono andata a prendere il mio zucchero, io amo questo,
che è con le note di caramello. Come vi dicevo nel video, che non so se avete visto il mio videoblog, se non l'avete visto andatelo a vedere, ve lo lascio su nelle schede. Ne ho presi due. Ne ho presi due, esattamente, perché non so quando ci posso ritornare da Lidl, perché non è vicinissimo. Ne ho presi due belle confezioni da 1 chilo. E praticamente avevo preso quello al mio supermercato che c'ho sotto casa, ma non mi fa impazzire come già pensavo, e quindi ho detto devo andare a prendere lo zucchero. Questo qua è da 1 chilo ognuno. C'è anche l'altra linea che prendevo prima, però preferisco di gran lunga questo con note di caramello. Ognuno è da 1 chilo e costa 1,29 euro. No, 1,59 euro per 1 chilo, 1,59 euro, e ne ho presi due. Poi vediamo ancora che cosa ho preso. La Montana, questa costa, sono 4 confezioni, ogni scatoletta è da 90 grammi, 2,79 euro questa qui, 2,79 euro per 4 scatolette. Un pomodoro ciliegino della linea Italiamo, i pomodori che vengono, quanto vengono? Che è successo? Si è bagnato? È mezza aperta. Vabbè, i pomodori, sei più fresco, mamma. I pomodori che vengono 55 centesimi la scatola di pomodori. Poi vediamo ancora che cos'altro. Finalmente Luca è riuscito a trovare, perché l'altra volta fece un appello alla Lidl, i biscotti con cereali e gocce di cioccolato. Vi ricordate che io negli scorsi video, quelli passati, vi dicevo sempre li fanno alla frutta, li fanno bla bla bla, ma questi ai cereali che hanno poche calorie e sono senza olio di palma non li fanno con le gocce di cioccolato. E quindi Luca l'ha trovato e ha detto finalmente li hanno fatto, mi hanno ascoltato, Lidl mi ha ascoltato, scherzando ovviamente. E questi, quanto costano questi biscotti? 1 euro mi sembra, vediamo bene, che poi Luca ne ha preso pure uno solo, ne voleva prendere due, ma poi ne ha preso uno solo. Perché quanto io ho detto uno perché non sappiamo se gli piaceva. Bravo. E quanto costano? 89 centesimi, 0,89 centesimi. Non girarlo. Poi, lasciala sta. Poi, vediamo un po' che cos'altro abbiamo preso. Qua, no, Jacopo, qua. Sì. Una barretta di cioccolato fondente, a me non piace assolutamente la cioccolata fondente, non la sopporto. Questa costa neanche a me mi piace. 0,89 centesimi, però Luca dice che quando proprio gli prende la cosa che vuole il cioccolato, visto che a dieta non la può mangiare, si mangia un cubettino di questa cioccolata extra fondente e almeno gli passa un po' la voglia. A volte magari se ne mangio un cubettino, una tantum. Pure a me non mi piace. Troppo amara, vero? Allora, poi passiamo all'altra sezione, quella praticamente delle cose da denti. Queste sono per i denti, diciamo così. Però diciamo la sezione, volevo dire un'altra cosa, ma non mi viene. Vabbè, ma avete capito. Comunque, non mangereccia, ecco, la sezione non mangereccia. Abbiamo preso questo Dentalux, 8 in 1, 0 alcol e un colluttorio, giusto Jacopino? Perché serve a me e mio padre. Questo è senza? Senza alcol. Senza alcol, e quanto costa? 1,39 euro, 8 in 1 il colluttorio. Poi voglio far vedere che ho preso, aspetta, abbiamo preso questo che prendo sempre, che sono i dischetti in cotone della Sien, quelli struccanti che costano 1,19 euro, sono quelli grandi. Poi papà che si è preso? Si è preso una borraccia di questa in plastica, diciamo, perché lui dice che quando va al lavoro almeno si porta l'acqua in fresco, evita di portarsi le bottigline e si porta la borraccia. Ma quanto costa? C'era in vari colori? C'era sia rosa che grigia. E quanto costa, te lo ricordi? No, manco io. Allora, vediamo un po'. C'ha 1,99 euro per la borraccia, che poi in plastica molla. Spero solo che dentro l'acqua poi non prenda un cattivo odore, perché la vedo, vedete com'è? Morbida. Morbida, Jacopo, com'è? Dura e dura.
E quindi questa qua, e poi vi faccio vedere che ho preso, perché già li presi l'anno scorso, però ho detto se non li prendo adesso non li trovo più, perché a metà estate poi non li ho più trovati ai, che mi erano finiti, e quindi adesso li ho ripresi. Io ho preso l'acqua solare rinfrescante della Sienna al Cocco, questa qui, e anche l'olio solare spray abbronzatura intensa, questo con protezione 6, che io metto sopra la protezione 30, smettila di fare lo sciocco, sopra la protezione 30, anche questa al Cocco. E l'anno scorso a un certo punto poi li presi a inizio estate, poi li volevo riprendere ma non li avevo più trovati, quindi ho detto fammi riprendere, perché sennò questi tra un po' andranno a ruba. E questi quanto costano? Vediamo, solare 2,99 euro, l'acqua solare, eccola qua, 2,99. Poi invece l'olio sempre 2,99 esattamente, anche l'olio 2,99 euro. Niente raga, questa era proprio tutto, tutta la spesina che abbiamo fatto. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbiamo tenuto compagnia. Che dici, abbiamo tenuto un po' di compagnia? Sì. Sì? Tu che dici? Ci devono mettere un like? Che devono fare? Lasciateci un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina. Perché sennò quindi facciamo, gli diamo tante? Tante mozzate. Tante botte vi diamo, quindi iscrivetevi. Un bacio a tutti, manda un bacio per tu. Ciao!